Esatto, lui si trovava là perché lui aveva un altro aneddoto di Adele, che per fotterti una sigaretta, lui trovava tante di quelle cose carine, no? Del tipo, iniziava un discorso per dire, sai, domenica sono andato, scusa, ce l'hai una sigaretta? Era il Cercava, modo era un suo di, approccio esatto, per non per dire subito, arrivare. perché magari uno poteva rispondere, ma dai, vado, mamma, Era una forma, un galateo che aveva così. diciamo che era una bomba speciale, e lui si trovava un pochino più avanti perché stava cercando una sigaretta. All'udire il grido dell'altro nostro amico che si trovava sotto tiro, lui ebbe uno scatto. Ecco chi era da cargata, capisci? Non sentì due volte il grido, partì, sapeva che stava succedendo qualcosa e saltò col calcio, col tacco del piede, spostò la mira. Perché aveva visto già la pistola, lui aveva già inquadrato tutto, spostò la mira, Quanto era distante lui dalla persona armata, appena avvistato? erano 15 metri, 10 metri, 12 metri, una cosa del Quindi genere, fece un perché balzo per arrivare. scappò e saltò in aria, arrivò, perché lui se lo vide sicuramente di Quindi la colpo, pistola era puntata verso altre era persone. puntata allo stomaco a un'altra Ad persona. un'altra persona. Ecco. E lui la spostò, tant'è che gli partì il colpo, però con lo spostamento che ebbe dal piede di Adelchi, lo colpì a una gamba, a una coscia. Lui cadde per terra, Quindi quindi parte lui, un colpo già, parte un e lì colpo. no, Adelchi aveva bruciato tutto il torace, perché i colpi furono sparati a bruciapelo e a Quindi uno, distanza, quanti spari fece erano sullo tre stomaco? spari, Tre spari, ma non è molto. che io ho sentito gli spari, io ho sentito solamente, cioè sentivamo gli spari ma ci copravamo, Vi siete un po' nascosti, dalla paura. ma non sapevamo cosa stesse succedendo, è successo. Perché la gente passeggiava pure, c'era Sì, gente che ma ci sono passeggiava. stati dei feriti anche Estranea ai di fatti. gente normale, gente che stava Era passeggiando estranea al al movente. movente, ecco, ho capito. E quindi niente, lui praticamente si tenne l'arma da fuoco di questo che sparò, se la tenne puntata, cioè è come Verso di se lui. L'ha proprio stretta, immobilizzato però con la pistola ancora. esatto, in modo che poi lui È si stato molto liberò coraggioso, coraggioso e purtroppo ci ha nel momento in cui lui rimesso si. la vita, Pasquale. Lui ci ha dato praticamente là affinché questo gioco, chiamiamolo così, per alcuni, questo gioco che era la politica, l'estremismo e tutto ciò che ne deriva, diventasse una cosa seria, e in noi crebbe il fatto di domandarci se era giusto quello che stavamo facendo, questo dopo, se era un gioco, l'avevamo preso per un gioco, come fare la guerra alla viuzza dell'altra parte, oppure se ci credeva fermamente nel fare politica e portare avanti dei concetti che ci eravamo prefissati. Quindi lui, la sua morte chiaramente recò un danno enorme innanzitutto a sua madre e poi a noi vicini e comuni. Gli amici, sì. E gli amici che, ti ripeto, noi ci divertivamo. Poi la politica per noi, cioè l'andare a prendere le ranocchie, tu come li chiami? Scaravucci, In dialetto, nel nel fiume, dialetto, sì. andare a fare la cosa sull'acqua e poi bere Bere, sì, quell'acqua. già hai preso. Ecco, queste erano le cose che noi facevamo con Sì, Adelchi. sì, sì, sì. Quindi il fare dei tornei a calcio, oppure giocare davanti all'ex tribunale, vabbè, nottate intere a fare 5-6 Quindi squadre. fu un trauma per tutti voi, Pasquale, per Fu come è un stato trauma. trasmesso perdere con la Vabbè, morte. abbiamo perso un grande amico. Diciamo che con lui io ero troppo a contatto. Cioè io e lui vivevamo le stesse cose, siamo stati tutta l'elementare insieme, abbiamo fatto pure le medie insieme, siamo stati anche bocciati nello stesso anno, un anno alle medie, siamo stati bocciati per
per condotta. Quindi molte cose che era. E quindi capisci che per me. Un dolore immenso. Ora sono passati 33 anni. Dove... Pasquale, cosa è successo appena dopo lo sparo? Cioè, gli assassini come furono scoperti? Come avete reagito voi a distanza? Allora, innanzitutto noi non sapevamo che Adelchi fosse morto. Era morto. Cioè, che ho colpito a morte, capito? Noi abbiamo visto, abbiamo sentito sparare, abbiamo visto queste persone sparare. Poi uno di questi. C'è stato un sì, po' di sì, perché poi abbiamo. Quando non abbiamo sentito più sparare. E quindi abbiamo tirato un pochino fuori la testa. Pasquale, parlo di tre colpi, ma io mi ricordo. No, furono di più. Avevo 8 anni, mi ricordo anche dei buchi contro il muro. Del muro venivano. Segnati con un cerchio rosso. Sì, venivano dalla salita del carcere, dalla salita di Antonio di Ippolito. Sì? Dove c'era la benzina una volta. Sì, adesso sì. C'è la rampa che sale alla, la chiesa di Santa Maria Maggiore. Di là c'era il Porchia che sparò pure lui da là. Ah, furono due a sparare. Erano in due a sparare. E diciamo che quello che è l'abbiamo rincorso l'abbiamo rincorso perché lui ha tentato di mettere un altro caricato. Quello che ha colpito no, quello che ha colpito la Bruciapelo, sì. Perché abbiamo visto a lui con la pistola in mano che si girava in quanto aveva finito il caricatore, allora cercò di metterne un'altra. Allora fu lì che Franca Madruda. Si parlò di una scacciacani, Pasquale. Una scacciacani. Che pistola colpì da Targa? Non te lo so dire. Una scacciacani, sembra che poi il processo ho letto qualcosa perché mi è rimasto. E quando io ti ho detto prima, per noi quel momento della morte di Adelchi, il dopo, è stato un momento di riflessione e dire: ma io a queste cose ci credo. Voglio dire, io sto facendo politica perché lo sento, perché devo portare, voglio far sì che il sistema cambi, oppure lo faccio perché mi piace stare con Pasquale, mi piace stare con Antonio, andiamo a fare le liti, oppure ci scontriamo. Come una moda, insomma. Diciamo, ecco. Come le mode di adesso. Esatto. Allora lì ci fu il momento di festare e parecchi uscirono, e parecchi invece. Il branco. E parecchi invece. Che non riguardava sicuramente il gruppo di FPCR. Vabbè, voglio dire, in parecchi di noi crebbe questo pensiero magari questa, da lì furono uscirono delle persone, dice, vabbè io non c'è una di acqua allora il gioco si era fatto molto molto pesante e allora dopo parecchi di Argada si è sciolto un po' il gruppo. Si è sciolto, poi si fecero le liste, si fecero dei partiti, vabbè, si attingeva sempre da quelle persone che avevano frequentato i luoghi di cui ti parlavo quando facevamo la riunione con le candele, per avere un supporto, dire bisogna presentare la lista e poi uscì Democrazia Proletaria, poi uscirono tutti questi gruppi. Però sei un po' andato oltre, quella sera per finire Pasquale, l'avete rincorso? L'abbiamo rincorso, no niente, Franco Madruda si accorse che ha finito il caricatore che stava per immettere, non fece in tempo e lui scappò e venne qui vicino comincia a Piazza Bovi dove fanno questi concerti, esatto. Sì. Lì all'epoca non c'era né la piscina né c'era un relitto dove facevano delle mostre quando li facevano di pezzi di antiquariato, poi fu buttato e fecero questa stazione di pullman, sì, oppure sì. Parcheggi. E lì arrivato a lui, insomma, ci siamo posti il problema di quante botte aveva ricevuto. E ma non avete paura, era armato ancora Pasquale? Ma non aveva fatto in tempo a caricare la pistola, quindi che ancora doveva, sì, ma Franco, la scarica. Franco lo gridò del tipo senza caricatore allora quindi, siete diciamo dopo lì c'era il comando dei vigili urbani qua vicino, sì. E loro lo tirarono dalle mani di tutti, diciamo, no? All'epoca era dietro il corso del comando dei vigili, era qui a Piazza Bovio, sì, dove sì, Piazza Sacchi, sì, l'albergo, sì, il vecchio albergo chiuso, bravo, il vecchio albergo Cerminato, quindi loro accorsero subito e ce lo tirarono i vigili urbani. Eh? I vigili urbani sono i primi che sono accorsi, sì, perché erano lì vicini. Ma ti ripeto, per noi non era successo niente, era solamente stato una scaramuccia e questo però dalla pistola si era messo a sparare all'impalzata. Uno ecco. Sparava anche a distanza. Esatto, quindi voglio dire, non ti sei accorto in brevissimi istanti,
va bene? Di quello che era accaduto. Noi, diciamo noi, il gruppo si accorse della morte di Adelchi, si accorse quando venne dall'ospedale, Sì, qui vicino, collina Sant'Antonio. quando venne Elio Paola e Gianni Gallo. Elio Paolo Ex è consigliere comunale, sì. Io esatto, e Gianni Elio Gallo. Paolo Pasquale, mi ricordo che il giorno dopo i funerali ci fu, credo, un comizio su Corso Nomestrano e lui teneva un poster nelle mani e piangeva, perché pioveva quel giorno, mi ricordo. Pioveva che Ha piangeva e piovuto un era molto sacco di colpito giorni. pure lui. Vabbè, ma Elio Paolo era un altro che Era lì sul posto la sera. quando è Sì. successo. Non, sì, c'era pure lui. Però la cosa di quello che tu stavi menzionando prima, il fatto di. Del comizio appena E dopo i sono stati funerali. 3 giorni Molto che noi. tristi pure per la mente, Sì, sì. Ci perché. fecero uscire dalle